Grazie Presidente, ringrazio anche l'amico e collega Pietro Calabrese per questa opportunità. E devo dire che sono molto emozionato, soddisfatto del fatto di essere oggi qui in aula. Ci troviamo ad affrontare finalmente la discussione finale sul PUMS, che è un'opera, un piano fondamentale per il futuro di questa città che va oltre le amministrazioni, va oltre le maggioranze, va oltre la politica, un lavoro che lasceremo anche per le future generazioni, per i nostri figli. Sfrutterei questo intervento anche per fare un pochino di chiarezza su cosa è il PUMS, a cosa serve, il lavoro che c'è dietro e soprattutto il lavoro che ci sarà davanti, perché come dicevo il PUMS in realtà è un punto di partenza, non è un punto di arrivo, è il punto di arrivo di un piano, di un lavoro di pianificazione, di progettazione molto ampio, ma è anche il punto di partenza perché è la base che servirà per questa amministrazione, ripeto, anche negli anni futuri, al di là di quali saranno le maggioranze, per presentare delle istanze di finanziamento concrete agli enti superiori, Regione, Ministero, per partecipare a dei bandi per intercettare dei finanziamenti europei e quindi sicuramente ha un valore molto molto ampio. Quindi ecco, Presidente, il PUMS, l'acronimo ce lo suggerisce. È il piano urbano della mobilità sostenibile, che è un'evoluzione di quello che una volta era il PUM, ed è appunto un lavoro fondamentale di progettazione, di programmazione, diciamo un po' come se fosse, guardo l'assessore Montuori, il piano regolatore, solo che in questo caso parliamo di un piano regolatore dei trasporti, delle infrastrutture che si vogliono realizzare non da qui all'eternità, ed ecco il motivo spiegato per cui il PUMS non è un libro dei sogni, ma è un libro concreto, perché nel PUMS diciamo nello scenario di riferimento quali sono i cantieri di fatto già in corso, cioè quelli che stanno per partire, che partiranno, che sono finanziati, quindi diciamo che stanno andando avanti per inerzia. Poi c'è molto importante appunto quello che dicevo, lo scenario di piano, cioè quello che io voglio realizzare in questa città in un orizzonte temporale ben definito e devo dire anche relativamente contenuto, che è da qui a 10 anni. Quindi nel breve medio periodo che cosa voglio andare a realizzare, e poi c'è lo scenario di tendenziale, che è un pochino, diciamo così, lo suggerisce anche la parola, quello che comunque in ogni caso ho pianificato e vorrei realizzare in un secondo momento. Quindi è importante inquadrare il PUMS, lo dico anche per chi ci ascolta, per chi ci segue in streaming, e quindi è importante capire che cosa è il PUMS. Quindi lo ribadisco ancora una volta, è un lavoro di pianificazione e progettazione molto molto importante. E quindi dicevo anche a cosa serve, non è perché capisco qualche cittadino che può dire vabbè, ma avete prodotto gli ennesimi pezzi di carta, le ennesime piantine, gli ennesimi disegnini, ma io qua non vedrò mai realizzato nulla. Invece, come spiegavo, il PUMS serve proprio per andare dagli enti superiori e dire caro ministro, caro presidente di regione, guarda, io i miei compiti li ho fatti, dopo una serie accurata di analisi, quindi il PUMS anche qui non è un disegnino fatto col pennarello al volo in 2 minuti, ma è un lavoro di 2 anni in cui dico caro ministro, caro presidente della regione, guarda, io ho fatto questi studi, ho fatto queste verifiche, ci sono questi carichi, secondo me la soluzione più idonea per portare le persone da A a B è questa, finanziami. E tutto questo ovviamente corredato anche in alcuni casi di progetti preliminari, progetti definitivi e così via, anche perché giusto ricordarlo, nel PUMS abbiamo recuperato anche idee e progetti che già da qualche tempo erano presenti in questa città e quindi non c'è nulla di male, come ad esempio la già citata TVA, Tranvia Termini Vaticano Aurelia, non c'è nulla di male a recuperare delle idee del passato, anzi, come si diceva con l'assessore Montuori in un recente convegno, vuol dire che sono idee buone, che sono idee positive. Quindi ecco, non è un lavoro fatto tanto per farlo, non è un lavoro su carta, ma è un lavoro che serve a determinare una visione di quella che sarà la città del futuro. Ribadisco ancora una volta, non il futuro tra 50 anni, ma il futuro tra 10 anni. Quindi abbiamo dato tanto spazio alle infrastrutture su ferro, che sono fondamentali per far funzionare il trasporto pubblico di questa città. Come dico sempre, fin da quando ero all'opposizione, possiamo comprare tutti gli autobus di questo mondo,
lo stiamo facendo, li abbiamo tra l'altro presentati oggi, ma se non ho delle strutture che per capacità, per efficienza, per tempi di percorrenza possono portare più persone e meglio, il trasporto pubblico di una città non sarà mai competitivo. Dobbiamo recuperare questo gap, questo divario enorme che separa Roma dalle altre città anche italiane in termini di metropolitane, in termini di tram, in termini di infrastrutture di trasporto pesanti, perché ci sono delle direttrici, ci sono delle zone che per caratteristiche demografiche o per incidenza degli uffici, del direzionale, c'è una domanda di trasporto tale che non può essere soddisfatta con un autobus che porta 100 persone ogni 10 minuti, ma inevitabilmente posso soddisfarla meglio con un tram che porta 250 persone ogni 3-4 minuti o con una metropolitana che ne porta 1200 ogni 2. Quindi queste sono le basi concrete sulle quali abbiamo lavorato e il lavoro che andiamo a presentare. Quindi anche qui rilanciando tutta la rete tram, ci sono dei progetti vecchi, recuperati come la TVA, come il tram lungo Viale Palmiro Togliatti, ci sono dei progetti invece un pochino più nuovi ai quali sono anche qui particolarmente affezionato, penso al tram che da Piazza di Cinecittà collegherà all'Euro e al tram su Viale Marconi, altra opera alla quale ci sentiamo vicini perché l'abbiamo un pochino pensata in questa, durante questa amministrazione. Sono delle infrastrutture importanti anche per collegare il quadrante sud, mettere a sistema le ferrovie FL7, FL8, FL4, FL6, la metro B, la metro A, insomma c'è veramente tanta roba, scusatemi la parola semplice, ma forse è quella più indicativa. Poi ovviamente già sul sito internet sono state presentate, mostrate già diversi piantine con tutto il piano del trasporto pubblico, come sarà la nuova rete di metropolitane, come sarà la nuova rete di tram, pensiamo ai prolungamenti delle metro A e B, pensiamo al completamento della metro C, pensiamo anche qui alla metro D che con fatica e determinazione stiamo recuperando. Quindi una visione concreta e soprattutto una visione efficace per presentarsi in maniera autorevole e quindi avere più chance di ottenere i fondi dagli altri enti per la realizzazione di queste infrastrutture. Per questo ci tengo a sottolinearlo, Presidente, il PUMS secondo me si fa un errore se si ascrive nella solita dialettica politica, se si bolla come di destra, di sinistra, di 5 Stelle, giallo, rosso, verde. È un lavoro fatto per la città, che va oltre la politica e sul quale penso ogni consigliere debba dare un contributo, ma poi votare con oggettività e con visione, perché, ripeto, è un qualcosa, è un piano che lasceremo anche a chi ci sarà dopo di noi e quindi che farà del bene alla città. Un ultimo aspetto che voglio toccare in questa, ahimè scusatemi, un pochino lunga discussione generale, ma perché veramente il tema lo merita e soprattutto alle spalle abbiamo un lavoro che è iniziato praticamente 3 anni fa, appena insediati. Quindi sono 3 anni che lavoriamo su questo PUMS, un po' come quando, non so, a teatro si fanno le prove generali per mesi e mesi e poi si arriva alla prima rappresentazione, che è, ovviamente è costata molta fatica. Dicevo, iniziamo proprio 3 anni fa, lo ricordo bene, faceva caldo, appena insediati e con i vari ingegneri e tecnici di Roma Servizi per la Mobilità che ci supportano, cominciamo a parlare di questo PUMS. Devo dire, all'inizio tutti, forse, o almeno io che comunque non sono un tecnico, un pochino spaesati, ma forse è stato anche grazie al supporto, alla determinazione dei nostri tecnici che ci hanno consigliato, instradato a lavorare da subito sul PUMS. Oggi possiamo raccogliere dei frutti importanti, mi sento dire siamo anche una delle primissime città italiane, forse la prima in assoluto ad aver completato e adottato un piano urbano della mobilità sostenibile e, valore ancora forse aggiunto, consentitemelo, il fatto ovviamente di fare un PUMS su Roma, che è una città per dimensioni, per caratteristiche demografiche, per flussi che ovviamente vengono dagli altri comuni, sicuramente un po' un caso diverso nel panorama italiano e a sé stante, quindi ancora di più va apprezzato il valore qualitativo ma anche quantitativo di questo piano che andiamo a presentare. Quindi ecco, ci tengo a ringraziarlo anche personalmente, l'ingegner Brinchi, che dicevo 3 anni fa da subito ci spronò
a lavorare sul PUMS e forse anche grazie a lui se oggi ci troviamo qui a tagliare questo importante traguardo. Io ripeto, ribadisco, praticamente forse la prima città italiana, sicuramente una di quelle che ha lavorato in maniera migliore, senza nulla togliere ovviamente alle altre città. Poi c'è un altro aspetto che voglio ribadire, che è quello del metodo che è stato adottato, sicuramente quello della partecipazione, del coinvolgimento sia esterno che interno, partecipazione e coinvolgimento esterno, perché tantissimi cittadini attraverso il portale del PUMS, il sito web che è stato online, che è ancora online per diverso tempo, hanno potuto ridere a loro. Questo è stato un lavoro molto prezioso perché, come ci tengo sempre a sottolineare, la città di Roma è piena di intelligenze, di esperienze, di risorse, di persone che ovviamente a titolo gratuito vogliono mettere la loro esperienza, le loro capacità, la loro conoscenza a disposizione della città. E questo è un capitale umano che non dobbiamo assolutamente disperdere, quindi anzi, il PUMS è stato proprio un'occasione importantissima per mettere a sistema, per coinvolgere i tanti cittadini, i tanti comitati, le tante associazioni, i tanti appassionati che da anni, se non da decenni, seguono i temi della mobilità, e anche grazie a loro, quindi anche sicuramente qui un altro ringraziamento, i tanti blog, e anche grazie a loro che magari abbiamo corretto alcuni errori, possiamo dirlo tranquillamente, che avevamo fatto nella fase iniziale e che siamo andati pian piano a sanare e ad integrare. Quindi sicuramente un metodo che ha visto un ampio coinvolgimento della cittadinanza all'esterno, ma mi piace sottolinearlo forse ancora di più, un coinvolgimento anche interno all'amministrazione davvero non banale. Al PUMS hanno lavorato molte delle nostre società partecipate, con le loro intelligenze, con le loro esperienze, penso a Roma Servizi per la Mobilità, ma anche a Roma Metropolitana, Risorse per Roma, che hanno fatto un lavoro straordinario. Perché, ripeto, il PUMS, oltre ad essere un lavoro qualitativo sicuramente di livello, è anche un lavoro quantitativo enorme, perché pensiamo sempre alle dimensioni di Roma, ai flussi demografici della nostra città, e quindi non è mai un lavoro banale. E ovviamente anche i dipartimenti, il Dipartimento Mobilità, il Dipartimento Urbanistica, in misura minore il Dipartimento Ambiente e Lavori Pubblici, ma sicuramente tutti hanno dato il loro contributo, ovviamente i municipi. Quindi ecco, è stato un lavoro corale che, come vedete, ci appassiona, ci continua ad appassionare, e che, ripeto e ribadisco ancora una volta, forse l'aspetto più importante, non è assolutamente un punto di arrivo, non è che oggi votiamo questo piano, lo buttiamo nei cassetti e lo riscopriremo tra qualche decennio, ma oggi è un punto di partenza, perché completiamo un lavoro, lo ribadisco ancora una volta, di pianificazione e progettazione, di visione sicuramente enorme, ma ci rimbocchiamo le maniche, ci riposiamo qualche giorno e poi andiamo spediti tutti quanti al Ministero, alla Regione Lazio, a dire: cari signori, Roma Capitale ha fatto i propri compiti, li ha fatti in maniera oggettivamente positiva ed efficace, adesso avete il dovere di finanziare le infrastrutture che questa città richiede. Ripeto che non sono infrastrutture che richiede il Movimento 5 Stelle o il Partito Democratico o Fratelli d'Italia, ma sono le infrastrutture che richiedono i cittadini romani, che hanno un diritto sacrosanto ad avere una mobilità sostenibile, una mobilità efficace, una mobilità efficiente, perché anche qui, e poi concludo davvero, come ribadisco ogni volta, avere una città che ha un sistema di mobilità che funziona significa che è una città che attira investimenti, che attira capitali, che attira aziende, che attira turisti, che crea posti di lavoro. Grazie Presidente.